Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in un nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Siamo sulla saga di Yu-Gi-Oh! V-Reigns. Ho dato una letta di nuovo alla storia perché, come ho detto, l'avevo letta, ma poi me la sono dimenticata. L'ho riletta e ci ho capito poco. E ho scoperto che il protagonista, che si chiama Playmaker, ma nella realtà virtuale, sta cercando di distruggere una specie di organizzazione. E l'avversario che abbiamo affrontato l'altra volta, questo Varys, è uno che sta cercando di mettere le mani sulla IA, intelligenza artificiale, suppongo, per distruggere tutto, perché a lui piace così. Comunque, oggi altri due, spero tre duelli, ma tanto non ci riuscirò mai. L'invito di Ghost Gal. E abbiamo Trappola Finta, che è una delle mie carte preferite perché è legata alla mia infanzia. Finito qui. Ah, però, Fanciulla Fantasma, salve. Direi che non mi dispiacerebbe avere un tête-à-tête con Fanciulla Fantasma. Che poi Ghost Gal, vabbè, cambia nome, traducono. Sì, hanno fatto di questi errori anche in 5Ds. Però, diciamo che ci va bene comunque, basta che giochiamo. Ok, lei gioca coperto. Tutto coperto, brava. Mettine altre due e facciamola finita, tanto. Abbiamo Cyanide Mining. Attivo a questo punto Cyanide Mining. E mando Beatron, mando Decodificato vivo, poi evo, poi prendo dalla mano. Signore bilanciamento mi prendo, che mi piace. Poi, che si fa? Evoco Dracorete, qua in attacco perché per forza. E dalla mia mano deck mi attacco. Ecco, dalla mano deck mi attacco, perfetto. Non potevo chiedere di meglio, grazie, carta del cacchio. Avvertimento solenne, una di quelle carte tipo giudizio solenne, mi ricordo il nome. Allora, ho messo richiamo coperta e ora lei andrà sicuramente in attacco. A meno che non sacrifica. Aspetta, voglio vedere che fa. Sì, vabbè, ma che culo. No, 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 anzi, aspetta, dipende cosa vuole fare. Dipende cosa vuole fare, perché se vuole evocare e so cacchi miei dopo. Perché se ha carte che giocano dal cimitero. Posiziono blocco di sicurezza. Evoco signore bilanciamento. Evoco signore bilanciamento. Evoco il cacchio che ti cieca, ma porca miseria! Ma insomma. Ok. Attivo l'effetto di signore bilanciamento. Mi permette di evocare specialmente una carta dalla mano. Evoco Beatron. In difesa lo metto per ora. Mettiamolo qui. Se c'è un mostro cyberso, posso evocare specialmente segretaria di backup che la evoco in attacco. Voglio vedere se riesco a fare una giocata piccola. Posso fare una giocata per un turno e mi evoco Dracorete. Vai, vieni qua in campo, bello. Oh. E ora? Vediamo un po'. Ma guarda, il codificatore trasmittente mi piace molto come effetto. 1, 2, 3. Poi no, poi l'effetto comunque è molto bello, però. Però stiamoci molto calmi. Ah, Hexen Codificatore. Vabbè, gli levo una posizione e attacco. Sara, se mi contrasta. Ok. Ma come. Vabbè. Io non lo so. Ce n'ha tre sicuramente di quel pezzettino di caccola. Rimasuglio. Schifoso. Sì, vabbè, però, tesoro. Hai rotto le palle. Cioè, dai. Per favore. Fa il link, fa? Allora è scema. Perché fa il link? Potevo attaccare, era meglio. Faceva un grossissimo danno. Però vabbè, fai tu. E ti levo di. E vabbè. 2007 perché si prende il boost. Mamma mia, che schifo. Vabbè, buonanotte, ciao. Ah. Questo è il motivo per cui non posso fare tre duelli a video. Non evoco Link, perché non mi piace. Non è che l'evocazione Link, mi è rimasta difficile o cose, ma non so cosa ha in mano. Cosa potrebbe attivare dalla mano. Il duello delle risposte. Sì, senza una storia precisa, però. Magari.
Akira Zaizen. Ok, ho letto quel nome durante le mie ricerche su Wikipedia. Ho letto Wikipedia e non la wiki di Yu-Gi-Oh! Perché sennò mi spoileravo tipo tutto. Ah, terzo tentativo, evochiamo Dracorete. E mi evoco. Sì, l'effetto di Dracorete attivo, evoco Bitron. No, Digitron è uguale, tanto. Mo, faccio subito l'evocazione, non mi frega niente. Andiamo con la segretaria. Qua anche lei, se in attacco è uguale. Via. E evochiamo ovviamente un bel no. Un bel encodificatore. Ora so perché prima non ho potuto evocarlo. Decodificatore prima, ora so. Va bene, mettiamola qui. E ciao. Bene. Ah. Posso evocare specialmente segretaria di backup e la metto qui così guadagno un po' di attacco. E poi evoco signore bilanciamento. Pagando 1000 life point posso fare un'altra evocazione. E la faccio allora, la faccio. Evoco Bitron. E lo metto qui. E poi evoco Hexen codificatore trasmittente. Una, due. E tre. Ti farò passare la voglia, amico mio. Ti metto qui. E si attiva anche il suo effetto, certo. Una. Purtroppo. Ok, potrei ancora evocare? Ed evoco Drago Firewall. Devo farlo. E la metto qui. Ho solo una domanda, perché non prima ma adesso? Attivo one time passcodice, perché è tutto mezzo italiano, mezzo inglese. Ok. Boh. Evoco pixelatore e faccio un'evocazione speciale. Evoco Mielebot, uno e due al cimitero. Ok, dunque pixelatore, se al cimitero posso evocarlo specialmente. Quindi io lo evocherei pixelatore. Ok, posso, sì. In difesa. Qui. Allora, io mi voglio male. Mi voglio male, decodificatore, dai, uno e due. Mi voglio male, voglio che mi distruggi tutti quanti i mostri. E attacco. Come mi blocca? Niente? Ma che strano. Che strano. Oh dai però. Ah. Attivo il suo effetto che mi permette di rimettere nel deck una carta mostro che è al cimitero. Attacco. Succede? Ah. Oh no, oh no, no, no. No, 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 no. Non lo fare, non lo fare. Ti voglio bene, ti pago da bere. Quella carta è pericolosa. Ma attivo l'effetto tanto finché ce l'ho. Mando signore bilanciatore, dai. Ah, sì, perché la prende da sotto. Ok, e attacco. Allora, non è possibile. Non è possibile che vada così. Grazie.
Vedi? No, dai, no, 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 no. Ma per... Sai che c'è? Sai che c'è? Aspetta. Evoco. Drago Firewall. Ok, uno, due. E qua. Cioè, uno e due e basta. Lo metto qui. Voi penserete, ma Andralink è pazzo. Sono matto. Sì, da legare. Sono matto da legare. Ma evoca a chi ti pare, evoca a chi ti pare. Ma evoca a chi vuoi, non mi interessa. Sì. Fai come ti pare, fai come vuoi, fai quello che vuoi. Oh! Lo sacrifica per evocare lo stesso mostro, certo. Ma è l'effetto scoperta quello che conta, ciccio. Dai, Gianni. Gianni, che fai, Gianni? Me lo attacchi, ma sei scemo. Attivo l'effetto di Drago Firewall. Evoco Batron. Proton in difesa. Sì, ormai ero abituato a Proton, quindi... Ok, perdo 2005, e allora sti cazzi. Eccola lì, vedi? Eccolo, sti cazzi, eccolo. Prende 500 più altri 500 da pendente nero e vinco. 13 duelli con il deck che mi dà il gioco, il deck Link, che è il peggior deck per giocare contro sto tizio. E col deck fusione, primo tentativo, vinco. Ma non è tanto il deck Link a fare schifo, ma quanto il deck avversario che era improponibile. E comunque tramite duello non si capisce perché io... Ovviamente non è che mi mettevo a leggere tutto, però bene o male gli effetti li vedete, sono quelli. Inoltre per 3 volte il drago non mi ha attivato il suo effetto e l'ha attivato male. Ad ogni modo con la delusione che galoppa io me ne vado a rinchiudermi in un angolino aspettando tempi migliori e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.